Siamo con Antonio De Rosa, titolare della prima casa editrice dedicata ai fumetti lucchese, che è reduce della prima esperienza a Lucca Comics 2023. Com'è andata? C'è stato, devo dire, una risposta interessante perché comunque in base al prodotto editoriale, ad esempio su Nico e Cisce ci sono stati molti ragazzi, molti bambini che hanno voluto sfogliare il fumetto, farsi fare la dedica dal disegnatore Riccardo Pieruccini. E ci sono state invece anche altre persone che magari interessati a un fumetto più adulto, maturo, si sono interessate a Cromo. Ecco, in particolare questo fumetto Cromo ha vinto anche dei premi. Di che cosa tratta? Cromo tratta un argomento quasi tabù, diciamo, l'elaborazione del lutto. Lo fa però in una maniera particolare, cioè attraverso il colore. Il protagonista di Cromo è una sorta di alieno che cambia colore in base alle emozioni che prova. E andando avanti nella storia, lui, questo personaggio si prende cura di una pianta che sta morendo e poi la metafora si rivela in maniera sorprendente. Rider Comics ha un cavallo di battaglia, che è Nico e Cisce. Nico e Cisce, diari di viaggio, in particolare il volume, questo il primo su Lucca. È stato molto complesso da proporre perché, avendolo scritto, io per primo ho dovuto capire di cosa trattava mentre ne parlavo con le persone, e a questo proposito appunto ho scoperto che ci sono tanti modi di proporlo, ad esempio con bambini e ragazzi, perché gli può piacere la storia, i personaggi, ma può essere adatto per gli adolescenti per fargli scoprire come funziona la divulgazione culturale, perché ovviamente c'è tutto l'aspetto storico. Può essere utile anche per gli adulti per legarsi con i propri figli oppure in generale con i ragazzi. E da questo punto di vista, tra l'altro, è stata una bella soddisfazione il fatto che la Fondazione Cassa di Risparmio abbia voluto sostenerci acquistando delle copie da distribuire nelle scuole, e questo era un altro progetto che volevo portare avanti. Oltre a questo progetto per le scuole, Rider Comics ha anche degli altri obiettivi per il prossimo futuro. Quali sono? Allora, al momento con i miei autori stiamo lavorando a due fumetti. Uno è una storia basata sulla Resistenza, quindi negli anni 40, qua proprio in Garfagnana. Sto lavorando anche a un altro fumetto che è sulla vita di Giorgio Manganelli, questo scrittore e giornalista del Novecento molto importante. E vedremo dove ci porterà tutto questo.